Ciao a tutti amici, oggi andremo a fare delle misure in tensione alternata e corrente alternata. Prima di tutto però vi voglio far vedere cos'è una tensione alternata. Come tensione alternata prendiamo la nostra corrente, diciamo, di casa, quella che esce dalle nostre prese di corrente, che arriva dalla rete elettrica. Vediamo su questo piano cartesiano rappresentato l'onda sinusoidale. Praticamente cosa succede? Quando la tensione va da 0 al suo massimo positivo, ritorna a 0 e poi va al suo massimo negativo e poi ritorna ancora a 0. E questo nella nostra rete domestica, questa onda viene ripetuta per 50 volte al secondo. In un secondo vengono ripetuti 50 volte questo aumento di tensione positiva, passaggio per lo zero, diminuzione e ritorno allo zero. Misurare tutti i valori di questa onda sarebbe impossibile perché sono tantissimi, perché il valore parte da 0 fino a un massimo e poi ritorna a 0, poi va sotto 0, va in negativo e poi ritorna a zero. Dunque, questo lo si può vedere con l'oscilloscopio. Ma noi quello che ci interessa è la misura che vediamo con il tester. Quando usiamo il tester in alternata, noi misuriamo il valore questo, che sarebbe il valore efficace o valore RMS. L'ampiezza picco invece è tra qua e qua, e l'ampiezza picco picco sarebbe tra qua, cioè tra il massimo qua e il minimo qua, ok? Vi faccio vedere un'altra cosa, veloce veloce. Allora, la nostra rete domestica che è 220 volt, quando andiamo a misurarla col tester, noi misuriamo tra qua e qua 220 volt. La tensione del valore efficace sarebbe il corrispondente di una tensione in continua, praticamente, del valore di una tensione in continua. Infatti, se noi prendiamo questa semionda e la semionda negativa la ribaltiamo, cioè la raddrizziamo con un ponte raddrizzatore, vediamo che le semionde negative vengono ribaltate e questo è quasi simile a una tensione continua. Infatti, se noi prendiamo questi pezzettini qua e dovremmo metterli dentro qua, alla fine otteniamo una tensione continua. Dunque il valore efficace della tensione efficace sarebbe il corrispondente del valore della tensione in continua. Sul tester è come se andremo a leggere un valore in continua. Ora vi faccio vedere anche con l'oscilloscopio come viene rappresentata una tensione a 12 volt in continua a 12 volti in alternata. Su una sonda abbiamo collegato questo trasformatore che escono 12 volti in alternata. Infatti, se guardiamo, la tensione RMS è 12,29 volt, che sarebbe la tensione efficace. Invece la tensione picco picco è 34, perché sarebbe il picco di questa più il picco di quell'altra, sarebbe la misura che viene effettuata tra qua e qua, tra cima e fondo. Ora vi accendo anche l'altra sonda che ci ha collegato una tensione a 12 volti in continua e vi faccio vedere la differenza. Ok, una tensione a 12 volti in continua invece è una riga diritta. Infatti, adesso farò una prova. Io ho già attaccato un ponte raddrizzatore e vi farò vedere raddrizzandola. Ok, vediamo. Ok, raddrizzandola vi faccio vedere quello che avevo fatto vedere nel disegno di prima. Praticamente una continua a 12 volt sovrapposta a un'alternata a 12 volt, che alla fine è la stessa cosa, perché il valore efficace è questo, di una tensione alternata è questo, che è il corrispondente alla continua. Noteremo una cosa, che la tensione dell'onda completa
RMS è 12,25, ma quando noi la raddrizziamo si abbassa un po' perché diventa 11, 11,25, 11,24. Questo perché c'è il ponte raddrizzatore che con i suoi quattro diodi fa una caduta di tensione e si abbassa un po' la tensione. Se noi andiamo a livellarla con un condensatore, diciamo più e meno, allora così, vedete che la tensione diventa perfettamente continua. Resta un po' più alta perché il condensatore va proprio a livellarla qua. Ho praticamente l'energia che immagazzina il condensatore fa diventare la tensione tutta continua finché non c'è il carico. Quando ci sarà il carico ci sarà un'ondulazione così. Ora andremo ad effettuare delle misure in tensione alternata. Allora, impostiamo il test su volt e questo è già in alternata a C e impostiamo questo qua analogico su AC alternata, volt alternati. La scala che mi metto è 2,50 perché sappiamo che dobbiamo misurare in 2,20 e usiamo questa scala. Cominciamo con quello analogico, è indifferente più o meno perché essendo alternata il segno positivo e negativo varia 50 volte al secondo tra il suo positivo e il suo negativo. Ora andremo a mettere la spina, la corrente. Ok, e qua nei morsetti abbiamo la 220 volt. Andiamo a vedere. Infatti sulla scala dei 250 volt siamo a 200, 220 più o meno 210-220. Ora proviamo con quello digitale. Ok, e siamo a 221 volt. Ora colleghiamo una lampadina da 40, 46 watt se non sbaglio, 46 watt, quasi 50 watt, e andiamo a misurare la corrente, prima con la pinza amperometrica e poi con il tester. Questa è la lampadina. Accendiamo la lampadina. Ok, prendiamo la pinza amperometrica, mettiamo la scala ampere alternata e passiamo solo su un filo. Ok, vediamo 17-18. 0,17, 0,18, 19. Dovrebbero essere 190-200 mA in corrente alternata. Ora stacchiamo la spina e ci mettiamo in serie con il nostro tester. Ora mettiamo la spina. Ok, e andiamo a vedere 207,7, 207,9, quasi 208 mA. Molto più preciso rispetto alla pinza amperometrica. Ora andremo a vedere col tester analogico. Faremo la stessa cosa. Allora, togliamo. Guardando bene questo tester che ci ha fatto comprare la scuola il primo anno di superiori, non ci ho mai fatto caso. Praticamente, la corrente la misura solo in continuo, infatti, le scale di corrente le fa vedere solo in DC. Infatti, io ho provato
non l'ho fatto vedere nel video, ma ho provato prima per vedere se misurava anche l'alternata, anche se non viene indicata, e la lancetta si muoveva ma faceva un tremolio. Quindi questo, la misura in corrente alternata non la fa questo tester. Infatti fa vedere, vedete, solo i volt AC e basta. La corrente è solo in DC. Questo 10 A non so, sarà da verificare se si può fare sia in alternata e in continua. Sarà da verificare. Dunque niente, con questo non si può misurare la corrente alternata. Ecco che perché bisogna stare attenti quando si usano questi tester analogici un po' vecchi. Diciamo che quelli digitali, anche i più scarsi, diciamo, le misure ce le hanno tutte, sia in tensione continua alternata e corrente continua alternata. E poi in più c'hanno altre funzioni. Questo, per esempio, c'ha la temperatura, misura condensatori, diodi e resistenze, il cicalino e ha questa funzione dei volt low bassa impedenza. Allora, questa funzione low Z praticamente cosa serve? Tante volte noi andiamo a misurare dei cavi nei quadri elettrici con una misura normale in volt, e questi cavi, anche se non hanno tensione, ma viaggiando insieme ad altri cavi, creano delle tensioni indotte. E il tester ti dà delle misure magari 3 volte così, ma in realtà sono solo delle tensioni indotte che non hanno corrente, perché il tester ha un'alta impedenza. Mettendo il selettore su questo qua, volt bassa impedenza, praticamente collegherà, penso, un carico di modo che il tester azzera quel valore che leggiamo. Problema che non abbiamo con questo tester, perché il tester, avendo una lancetta, la lancetta si comporta già da carico, dunque non vedremo mai una falsa tensione col tester analogico. Se c'è una tensione indotta nei cavi con quello digitale la vedremmo, a meno che non abbiamo questa funzione qua a bassa impedenza. Con l'analogico, siccome che c'è già la bobina della lancetta che assorbe anche se una minima corrente, però va a zerare quel valore lì indotto che noi leggeremo con il tester digitale. La lampadina è 46 watt. Ora vediamo con le formule dell'altra volta, che abbiamo detto che anche per l'alternata la potenza è uguale per la tensione per la corrente. Vediamo il circuito che abbiamo fatto noi, 220 volt. Abbiamo misurato 0,2 A. Andiamo a fare i calcoli e vediamo che potenza esce. Abbiamo detto 220 per 0,2 A, che sono 200 mA, uguale a 44 watt. Più o meno ci siamo. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.